Sono contento di essere qui oggi, soprattutto in un centro di ricerca del CREA, perché si parla appunto di questo progetto dell'RGV FAO che l'ho visto in diversi anni crescere da quando è iniziato, dal 2004. Devo dire che si parla di conservazione, di caratterizzazione, di valorizzazione delle risorse genetiche seguendo un filo conduttore comune che è quello del Trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Contentissimo di aver visto questo programma crescere per un periodo di tempo e lo vedo adesso grazie ad altri colleghi che si impegnano. La FAO darà supporto in qualsiasi misura all'Italia e agli altri paesi che chiederanno appunto un sostegno sotto il profilo della policy, ma anche e soprattutto sotto il profilo della regolamentazione. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questa training school del progetto di FAO. Diciamo la partecipazione a questo training per me è stata molto importante perché sono stati coperti argomenti che appartengono a un range molto largo. Abbiamo parlato di cenni storici sul sviluppo del trattato, come si è giunti all'approvazione del trattato. C'è stata una parte relativa agli aspetti normativi, quindi lo stato in Italia e in Europa delle questioni relative alla condivisione dei benefici, allo scambio dei materiali, le normative applicabili, eccetera. In particolare io mi sono occupato di alcune questioni di carattere più tecnico relative alla struttura del sistema informativo globale che è richiamato dall'articolo 17 del trattato e dei Digital Object Identifiers che vengono assegnati dal sistema informativo globale ai materiali genetici vegetali. Io credo che sia molto importante fare questo tipo di attività perché consentono di mettere insieme una serie di persone con capacità, esperienze e background molto diversi e quindi la discussione è molto stimolante e mi ha consentito di affrontare degli argomenti a vari livelli di complessità, da questioni piuttosto semplici a questioni più complesse ed è interessante da parte mia vedere le prospettive con le quali gli utenti si pongono quando mi fanno delle domande su queste cose. Quindi noi abbiamo una collaborazione con Reti Semiturali che dura ormai da parecchi anni, questo è il secondo evento di questo tipo a cui partecipo e devo dire che sono veramente molto molto interessanti. Per quanto riguarda la tre giorni, penso che siano iniziative estremamente importanti perché mettono in risalto il ruolo dell'agrobiodiversità. Questa tre giorni io spero che si ripeta anche nel tempo, anche perché si toccano temi attuali che sono i temi del futuro, quindi come gestire il patrimonio genetico, le nuove tecnologie, quelle delle sequenze per esempio. Il DOI è un sistema innovativo per evitare di avere dei doppioni di materiale. Concluderei pensando che queste strutture, oltre che essere utili, non possono però non interagire con strutture simili a livello internazionale, perché molti problemi si risolvono interagendo a livello internazionale, trovare delle soluzioni condivise che vanno bene per tutti e quindi non pensare di risolvere localmente questi problemi. Quindi benvengano queste iniziative e benvengono anche quelle occasioni in cui ci si confronta con colleghi di altri istituti, di altri paesi che apparentemente hanno problematiche diverse, ma almeno nel settore della conservazione, della salvaguardia dell'agrobiodiversità, i temi sono alquanto comuni. Giovanni Giuliano, mi occupo di genetica vegetale e lavoro all'ENEA, all'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie. E sono a questa training school per presentare il progetto PROGRESS, che è un progetto europeo che ha come scopo creare il concetto per una grande infrastruttura europea dedicata alle risorse genetiche vegetali. Il motivo è principalmente che stiamo andando incontro a un periodo di grande erosione della biodiversità
sulla Terra. Si calcola che circa il 40% delle specie di piante terrestri siano a rischio di estinzione nel prossimo secolo e le risorse genetiche relative alle piante che mangiamo sono un serbatoio preziosissimo di diversità per continuare a migliorare le piante che mangiamo e quindi a dare sostentamento alla popolazione del pianeta. Attualmente c'è una grossissima erosione dovuta principalmente all'antropizzazione e in futuro anche ai cambiamenti climatici delle risorse genetiche nello stato naturale e quindi c'è sempre più il bisogno di conservarle in speciali strutture note come banche del germoplasma. E queste banche del germoplasma esistono in Europa, esistono circa 400 istituzioni che si occupano in Europa di risorse genetiche vegetali, esistono più di 2 milioni di accessioni conservate in queste istituzioni, però tutto questo è ancora scoordinato a livello europeo. Ci sono le singole iniziative nazionali, però non c'è un coordinamento a livello europeo e soprattutto c'è molto accento sulla conservazione e non su un'altra parte che è altrettanto importante, che è la ricerca e lo sviluppo. E lo scopo di questa grande infrastruttura europea è proprio questo: da una parte coordinare e dall'altra rinforzare la ricerca e lo sviluppo che è necessario per il futuro della nostra alimentazione. Sono Ignazio Verde, sono un dirigente di ricerca del CREA-UFA della sede di Roma, sono il coordinatore nazionale per il programma RGV-FAO. Questa formula, questa 3 giorni, sta avendo un discreto successo, gli interventi sono molto seguiti, i colleghi sono interessati e intervengono con diverse domande. Possiamo essere soddisfatti di aver raggiunto quello che era lo scopo di far conoscere il trattato e le problematiche, le potenzialità e le sfide che ci sono nel trattato a una pletora di colleghi che lavorano su queste tematiche, sulle tematiche delle risorse genetiche.